finalisti, eccoli. Ci sono i campioni d'Italia! Del Napoli, poi di Lorenzo con il sinistro, un gol pazzesco, è il 22, è il capitano, è Giovanni Di Lorenzo con il sinistro che non è il suo piede. Ma che sei inventato, ragazzi? Ma che gol sei inventato? Ma pazzesco! Ma che gli vuoi dire? Quando uno te fa un gol del genere, ma che gli vuoi dire? Pazzesco! 2 contro 1, in contropiede, il Napoli, c'è Simeone, solo a sinistra, servito, Simeone, al limite, ancora Gaetano, in area di rigore, è solo, prova la traiettoria, rete! Il terzo gol del Napoli! Gaetano, il numero 70, va ad esultare sotto la curva B in delirio, la sua corsa sotto i suoi tifosi. È giusto così. Alla fine, per tutto quello che abbiamo visto, ragazzi, è giusto così. Che Napoli, ma che cosa abbiamo visto, ragazzi? La rabbia e la cattiveria di una squadra che non si accontenta manco quando quello che doveva fare l'ha fatto. Ma è giusto così. Applausi ai campioni d'Italia. Questa è una squadra. Il Napoli meritava la finale di Champions League, non voi. Assolutamente non voi. Il Napoli lo meritava. Avrebbe portato in alto l'onore italiano. E gli mancava solo l'Inter e hanno battuto tutte quante, perché se non sbaglio era l'unica squadra che gli mancava al Napoli, perciò non se la sono fatta lo sfuggire la possibilità di batterle tutte, perché il Napoli ha battuto tutte le squadre della Serie A e gli mancava appunto l'Inter, e oggi l'ha fatto 3-1 secco, senza se, senza ma. Napoli che ha onorato a pieno il campionato, quindi io gli faccio i complimenti. Grande Onato. Buonasera a tutti. Napoli-Inter 3-1, perdiamo in casa dei campioni d'Italia. Signori miei, buonasera. Con la vittoria di oggi il Napoli ha battuto almeno una volta tra andata e ritorno tutte le squadre italiane che ha affrontato nella Serie A. 19 squadre, tutte sono uscite sconfitte almeno una volta per mano dei partenopei. Questo va ancora di più a legittimare un percorso che è stato veramente galattico. Anche a scudetto vinto e chiuso, il Napoli resta sul pezzo. Vittoria meritata contro un Inter che già pensava alle finali e... Partita che non c'è mai stata storia. Dal primo all'ultimo minuto non c'è stata mai storia. Faccio fatica a fare questo video. Ovviamente noi andiamo con questa formazione in casa della capolista, fanno tutto loro, governano il gioco, creano le occasioni. Ragazzi, il gol che fa Di Lorenzo, penso che i tifosi napoletani se lo incorniceranno, faranno i poster in camera, perché forse adesso sì, c'è stato quello di Quare con l'Atalanta, ma come proprio bellezza pura è il gol scudetto, è il gol più bello dell'anno azzurro, uno dei più belli del campionato, perché Di Lorenzo col sinistro, col piatto sinistro dal limite dell'area, la incastra lì